Questa è la storia di un uomo chiamato Dragut. Solcava i mari a bordo di un piccolo veliero. Per alcuni era un pirata, per altri un folle. Per la sua donna, l'ultima speranza. Nella sua vita non aveva mai visto il mare e non si era sempre chiamato Dragut. Hans, questo il suo vero nome, era nato tra le montagne, nell'antica città di Drag. Quando si immerse per la prima volta nell'acqua cristallina di una piccola spiaggia, provò un'emozione straordinaria. Il padre, l'anziano sovrano, desiderava che il giovane iniziasse ad assumersi le proprie responsabilità. Così un giorno gli ordinò di unirsi a suo fratello maggiore, che già da alcuni anni dominava la costa. Ma tu chiami la Cus? Come hai fatto ad entrare? Ci manca solo che ti fai arrestare. Io non ho paura. Sì, degli americani. E dei papà? Andiamo a casa, va, che sta già incazzato. E chi se ne frega? Sei una rottura, Martino, sei una rottura. Massimo, non devi dire a nessuno che ho fatto il buco nella rete. Prometti! Non rompere, muoviti! Prometti! A mattina, vai! Come fai a sottrarti un cimbeggio? Oh, ragazzi, bisogna ringraziare Martino che ha trovato questo posto, eh? Bravo! Una mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E basta, sempre le stesse canzoni. Un po' di rispetto per i pezzi classici. Dai, classico, il classico. Ah, se ci beccano qua, prigionieri politici, eh? Prigioniero politico, passa sta canna, va. Che cazzo ci deve venire qua? Siamo in culo al mondo. Infatti. Ma tu conosci solo canzoni pallose come quella di prima? No, ne conosco anche altre. Seconda stella a destra, questo è il cammino, poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole, se ci credi ti basta. Poi la strada la trovi da te. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né
Oh! Oh, buono, lascialo! Prima lo prende, però lascialo! Dai, stai buono! Vieni, dai! Dai, brava, brava, portatelo via, va! Scappa, scappa! Mamma mia! La violenza non è una risposta, no? Dai, 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 qui! Se ti calmi te lo faccio accendere, va! Va. Fra un po' tutte le cerchi. E tu no? Ma quanti anni hai? 14. E hai sempre quella faccia? Uguale. Sembri Pino. Chi è? Il mio cane, è uno spinone. Pino! Bau. Per iniziare a laverti. Vai. Perché tu non vieni? No. Ciao. Una notte Hans vide la più splendida fanciulla su cui avesse mai posato gli occhi. Era illuminata soltanto dai raggi della luna. Non riusciva a distogliere lo sguardo da quell'incantevole figura. Rimase sveglio tutta la notte, pensando a quel volto angelico che gli aveva stregato il cuore. Sul mare. Vero. Sì, ci hanno fatto ballare quei disgraziati sul mare. Ma chi? L'aereo l'hanno tirato giù loro. Bastardi. E per chi, scusa? Che ne so io, chi da lui? Tu? Che aereo? Buonanotte, Matti. Buongiorno. E perché l'avrebbero tirato giù gli americani? Ragazzi, che ne sappiamo? Magari c'è qualche spia a bordo. Sì, James Bond ci stava, ma da qui. Andrea, sei ufficialmente un coglione. Dai, Luca, illuminaci, cos'è stato, dici? Questa è roba con la Russia. La Russia? Figlia il fuoco che sta messo. Guarda, guarda. Che lo vedo. Vabbè, senza parole. Quello che baffi, ma l'hai visto? Però anche l'altro. Io credo che rimarrò qui tutto il pomeriggio a guardarle ballare. Ragazzi, io spero vi state rendendo conto della vostra superficialità di fronte a questi assassini. Io non lo so, magari dovremmo esprimere il nostro dissenso, no? Giusto, c'è ragione, mostriamo il nostro dissenso. Grazie, Massimo. Va. Ecco il nostro dissenso. Magari non così. Grande dissenso operaio! E vabbè, dissenso di classe, no? Dissenso! Ma che schifo! Pure che ti hanno visto bene in faccia non potrai più nasconderti, eh? Stronzo proprio. Basta, stai. Permette, madame? Raga, hanno lasciato le borse sulla spiaggia. Grosso errore! Enorme! Scippo?
Esproprio proletario. No, raga, ma che siete matti? Che quelli sono armati a muro. Hai paura? No, istinto di sopravvivenza. Certo, siete tutti bravi a fare gli eroi finché si tratta di mostrare il culo attraverso una rete. Vai tu. Sì, vado io. Martino! Vai, stai tranquilla, che Martino è come i gatti, c'ha 7 vite. Sei completamente scemo. E gli altri? Non ho fatto uno scherzo. Mi sono litigata sotto. Beh, io sono rimasta. Andiamo via, sbrigati. E dai, fammi vedere che hai preso. Dai Martino, fammi vedere. Bene, ti assegno dei soldati americani, che figata! Jeff Clark, Washington. Ma non hai visto Apocalypse Now? No. Su che pianeta vivi? È tua, te la regalo. A me? Grazie, lo penso. Come sto? E così? Sono bella? Magari lanci una moda. Vabbè, ce ne andiamo. Dai. Per piacere, grazie, prego, non c'è di che. Monti per favore. How did you get in here? Come sei entrato? È vietato. Ho visto ieri. Assami! Mi dichiaro prigioniero politico. Ok, adesso. Lo sai che qui ci sono delle mine? Sai cosa sono? Bombs, bombe. Mette un piede sopra e boom, you're dead. Morto, capito? Non deve più entrare qui. E voi allora? Sappiamo dove sono. I'm serious. Non si può entrare. Lo vedi che c'è scritto lì? Eh? Military zone. Zona militare. Vattene. Ora. Perché insapona la tavola? What? Perché insapona la tavola? It's wax. Paraffina. Serve per non scivolare. È difficile. Non scivolare? No, vuoi camminarci sopra. Si dice surf. Dopo la notte insonne, Hans si recò a palazzo da suo fratello. Quella stessa sera rivide la bellissima fanciulla che gli aveva fatto battere il cuore. Era lì, seduta al grande tavolo, accanto a suo fratello.
Ma guarda, Tu a Silvia devi tirare un po' la brida, Parla lui con Serena, allora. Io e Serena abbiamo una relazione aperta. Beh, più che aperta, spalancata, guarda. Andiamo, va. Capirò. Beh, oh, oh, che fai? Parli con Big Jim. Non fare il cretino. Paesa, what's up? What's up, eh? What's American boy, I sing for you, do you do, one, two, one, two, ma vi ci sono lasciato tutte e due, piace. Kiss my royal ass, coglione. Hai detto? Ho detto baciami il culo, Massimi. Americano, facci divertire, eh. Olio, che scelgo? Che metto? Sega all'acqua? Sega all'acqua. Dai, forza, vai a fare il tuo show, forza. Ah, ma non funziona sto jukebox. Vai a fare il bagnetto, vai. Bagno. Excuse me, looking for trouble. Perché non vieni fuori, ne parliamo, eh? Oh, siete degli assassini, lo sapete? Understand? Killers? Killers? Reganda, crazy? No, crazy, ustica, siete stati voi perché siete degli assassini! Li avete uccisi voi! No, that was an ass! Chi è stato allora? Sono stato io, Che polota? Italiano! Figlio di puttana! Bastardi! Tough boy. Ma dove andate? Vieni. Assassini! Pezzo di merda! Dove stanno andando? Andiamo, andiamo, va. Dai, andiamo al buco, forza. Alza, alza. Vai, vai, hold it, hold it. Andate via. Now. Bye-bye. All right, cut it out, both of you. You're way out of line. Go load the boat. Americani di merda. La fanciulla si chiamava Ut ed era l'unica sopravvissuta del suo popolo, sterminato nella terribile guerra delle 15 lune. Durante la cena, Hans scoprì che Ut era la preferita di suo fratello, ma i loro sguardi continuavano ad incrociarsi. Concluso il banchetto, il giovane si trovò a passeggiare per i giardini del palazzo. Ripensava alla fanciulla, quando vicino ad una quercia la incontrò. Hans per primo ruppe il silenzio. «Non riuscivi a dormire?» «Dal giorno in cui mi hanno salvata, sono stata privata del sonno», rispose la fanciulla. Andiamo. Hai rovinato tutto. Che cosa? Io voglio fare il surf. Che vuoi fare tu? Sei scemo? Magari lui mi faceva provare. Lui chi? Il capitano. E chi è sto capitano? Quello che ti ha salvato la vita. Matti, me le porti se me ne vado. Tu te la ricordi la storia di Dragut? Era la preferita di mamma. Matti, per favore. L'altro giorno mi è tornato in mente, qui sulla spiaggia. Matti, non smettila! La mamma non c'è più. Se ci fosse ce la porterei. Ma che stronzate dici? C'ha ragione, papà. Tu c'hai una testa tutto a modo tuo. Certo, per te papà ha sempre ragione. Certo che ha ragione. Dopo il culo che si fa per mantenerci, a tutti. Tu che sei un coglione. Lo sai che vuol dire lavorare 8 ore davanti alla pressa tutti i santi giorni? Tu invece lo sai? Però io almeno nostro padre gli porto rispetto. E tu devi nascere 4 volte per parlare male di papà. E 2 per parlare con me. Il giovane, trovando il coraggio dentro di sé, le domandò: «Ho visto come guardavi mio fratello. Lo ami?» «Io non amo. L'amore è impossibile per me. Non posso crederci. Soltanto i morti smettono di amare», disse Hans turbato. Ut si avvicinò e lo baciò a lungo sulle labbra. Gli occhi della fanciulla però rimasero immobili, come 2 sfere di cristallo. Hans se ne accorse e si staccò da lei pietrificato. Non puoi stare qui, capisci? Vai via! Senti, non farmi arrabbiare, vattene! Mi fa approvare. What did I just say? Mi fa approvare il suo set. Any language that you do speak? Get the hell out of here! Beat it! Vattene! Va a provare. Io lo so che non l'avete tirato giù voi il 19. Grazie per la tua solidarietà.
E so anche che non siete degli assassini imperiali e dei vigliacchi. E non è vero che non andate all'Olimpiade in Russia perché avete paura di perdere. E chi te le dice tutte queste cose? Mio padre. Tuo padre? È comunista tuo padre? Molto comunista. Se mi vedesse qui, mi manderebbe in Siberia. Mi fa provare. Almeno una volta. Come ti chiami? Martina. Martina? I'm Jeff. Jeff Clark. Adesso ho da fare. Vai via. Allora, mi fa provare. Good luck. No. Seth, è faticoso. Mica tanto. Hai uno stile tutto tuo. Mi dice come si fa a rimanere in piedi. Pazienza, disciplina, come tutte le cose difficili. Mi insegna. No, no. Comprati una tavola e inizia da solo. Non hai bisogno che ti insegni. E dove? Qui non le vendono. Davvero? Sì. Senza tavola è difficile. Infatti. Tu sei un strano ragazzo. Anche lei è strano. Devo andare adesso. Vattene anche tu. Domani mattina, qui, alle 7. E portati una t-shirt. Non so fare. Capitano? Ma questa t-shirt te l'ha data tuo padre? Sì, perché? Sdraiati su questa linea. Perché? Niente perché. Io dico e tu fai, capito? Sì. Salta. Giù. Salta. Come on. Ok, vai giù. Salta. No? No, questo qui. Si chiama take-off. Ok? Troppo pesante e cadi. Troppo leggero e cadi lo stesso.
Allora, vai giù. Salta. 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 Ok, all right. Bravo. Vedi? Non cadi più. Bravissimo. Fare centro basso. Sguardo in avanti. L'equilibrio è la chiave di tutto. Non troppo loose, ma neanche troppo rigido. Ok? Che fai, gli esercizi? E gli altri? Non lo so, stavo facendo un giro in bici. Vabbè, mentre tu ti alleni io mi faccio un bagno. Massimo mi ha detto che alla fine di luglio torni a casa. Parto il primo di agosto. E perché non resti di più? E perché dovrei restare? Così vieni a vedermi quando ho imparato a surfare. Torno il prossimo anno. Vieni tu a trovarmi. E come faccio? Con il treno, è presente. Ciuf ciuf! Adesso devo proprio andare. No, aspetta. Se rimani ci guardiamo il tramonto sul mare. Ma è impossibile vedere il tramonto sul mare. E poi te l'ho detto, deve essere a casa. Perché è impossibile? Perché il sole tramonta dietro. Sorge a est e tramonta a ovest, capito? Mia zia mi porta sempre a vedere il tramonto sul mare. E dove sta tua zia? A Gallipoli. Gallipoli a ovest. Ma che c'entra? Silvia, la terra è sferica e non è piatta. Quindi se vai verso ovest alla fine ti ritrovi a est. Martino, est e ovest sono delle direzioni, non dei punti. Ma che c'entra? Ma che c'entra cosa? Direzione del punto. Sai che sei una capra? Ciao, Ferma, non muoverti! Perché? Ci sono le bombine esplose, stai attento. Le bombe? Sì, io so dove sono. Hai proprio una lì davanti a te. Oddio, e adesso? Non ti preoccupare. Fai 8 passi a destra. 1, 2, 3, 4, 5. Ma passi come? Da leone o da gazzella? Passi da gabbiano. Ma il gabbiano vuoi? Non ti distrarre. 6, 7, 8. Ti volti verso il mare e fai 10 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai fatto male i tuoi conti. Ciao, surfista. Il padre di Ut, durante lo sterminio del suo popolo, volle mettere in salvo la sua bambina. Così fuggirono a bordo di una piccola scialuppa. Dopo settimane di navigazione, Ut si svegliò fra le braccia di suo padre. Lo chiamò, ma lui non rispose. Era morto. La bambina si disperò per 20 giorni e 20 notti. Non smise mai di piangere. Per questo Ut non può amare. Ha versato in mare tutte le sue lacrime, quelle che il dolore strappa e quelle che l'amore regala. Andiamo! Ok! Vai!
sport di merda. Cadere non è uno sport. Non ti farebbe male un po' di servizio militare? Ti prendiamo noi se vuoi. No, grazie. Listen, Martino, there aren't any shortcuts, ok? Non esistono le scorciatoie. Tu sei come mio figlio alla tua età. Odiate perdere. Ha rotto 4 tavole quando è iniziato. E dava sempre la coppa alle tavole. E poi? E poi? Ha capito che era colpa sua, non delle tavole. Ha cominciato a imparare davvero. E a 17 anni ha vinto la sua prima gara. E adesso? Non surfa più. Perché? È morto. Che cosa dici? Eh? Parlavo di un passato. Mi sembrava... Mi scuso, mi dispiace. Una notte Hans sognò la dolce Ut, che gli disse: aiutami ad amare ancora. Impara a conoscere e domare le onde del mare. Naviga verso l'orizzonte. Quando l'avrai oltrepassato, troverai una piccola caletta solitaria. Là, sul fondo della baia, vedrai la giara magica che contiene le lacrime del mondo. Portala in superficie. Io ritroverò le mie lacrime e tutti gli uomini di ogni parte del mondo verranno liberati dal dolore e dalla violenza. Oggi, 29 luglio 1980, io dichiaro liberata la spiaggia di Torre Nera. Adesso la bandiera rossa sventola proletaria su questo lido. Pertanto io la ribattezzo da Torre Nera a Torre Rossa! Affoghiamo! Devi sempre sederti 10 minuti e studiare il mare. Il mare come un cuore. Devi capire quando accelera e quando si rilassa. Adesso è rilassato. Poi arrivano i sei, 4-5 onde di seguito. Quando vedi la tua onda, devi remare più forte che puoi. E quando senti che la tavola scivola avanti, ti ha agganciato. A quel punto, cambia position. Semplice, no? Vieni qua! Prendere la schiuma è facile. Adesso deve prendere le onde vere. Quella ragazza che ti ha fatto 1000 foto, chi è? Una mia amica. Solo un'amica?
Le piaci? Sta con mio fratello. Il gatto? Tanto non piace a me. Ah. È bello, ma non la capisco. Lo fa per me. Sure. Martino! Bravo, sei rimasto in piedi. Non ci vuole niente. A guardarti non si direbbe. Eri un pic che sì. Lascialo perdere. Oh, che hai fatto? Massimo, smettila. Guarda, ti ho fatto delle foto. Guardati pure questa. Dai, Massimo, lasciami. Oh, raga, se ne vanno, se ne vanno. E va pure, non si può nemmeno scherzare. Yankee go! Bagno! 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 Andiamo, Massimo! Spinto dall'urgenza del suo amore, Hans trovò un piccolo veliero e fece rotta verso l'orizzonte. Ogni porto in cui si fermò conobbe la sua storia e il suo destino. Ogni miglio navigato accresceva la sua leggenda. Il ragazzo di Drag, che amava Ut, iniziarono a chiamarlo Dragut. Vedere. Non è niente. Combat position, Martino. Mi ascolti mai? Troppo grosso oggi. Non va bene. Bla bla bla. Parli troppo e pensi poco. Eri troppo sicuro. È per questo che ti sei fatto male. E quando sei troppo sicuro e sbagli, è lì che ti fai molto più male. Sono così grandi le onde a casa sua? Molto più grandi. Il suo figlio ha imparato su quelle? Sì. Si faceva male? Qualche volta sì. Però poi ritornava sempre in acqua. Il coraggioso suo figlio. Non lo so. Solo faceva sempre quello che mi aspettavo da lui. Era sempre io primo. In tutto. Poi? Si è allontanato da me. E dalla mia vita. Ha lasciato l'esercito. Se n'è andato così. Just like that. Senza parlare con me. Magari si era scocciato. Non ci si può scocciare. L'esercito è come una famiglia. Se ne fai parte, sei qualcuno. In tutto il mondo sei riconosciuto e rispettato. Forse non aveva più voglia di essere riconosciuto ovunque andasse. Cosa? Sì, con la piastrina al collo, come i cani. Chi è? Mio padre. Andiamo, Martino, si va a casa. Ti ha detto che ero qui. Dai, su, forza, andiamo. Lasciami in pace, torno da solo. Buongiorno, sono Jeff Clark. Ho dato qualche lezione di surf al suo figlio. Bravo. Impara bene. Martino, vai in macchina, dai. Fai quello che dice. Non ha fatto niente di male. Sa qual è il vostro problema? È che siete arroganti.
Venite qui e pensate di fare quello che cazzo vi pare, come vi pare e quando vi pare. Magari lo ha premuto lei il bottoncino. O magari è stato qualcuno dei suoi amichetti. Non abbiamo ammazzato nessuno. Avete ammazzato 81 persone, Rustica. Così, come se niente fosse. Non vi importa niente le morti degli altri. Non abbiamo ammazzato papà, nessuno. Papà! Pezzo di merda! Andiamo. Dai, cammina. Dai. Tre volte Dragut spezzò l'albero maestro. Non ci fu un metro di vela che non dovette essere rappezzato. E durante una tempesta, una cima strappata dal vento lo colpì al viso, segnandolo per sempre. Ma ogni volta Dragut costruiva un nuovo albero, riparava le falle e indossava vestiti asciutti. Pronto a salpare nuovamente verso quel luogo magico, meta del suo viaggio. Guarda, una vela di Dragut. La vedi anche tu? Good morning. Good morning. Ho una cosa per te. Che cosa? Regalo. Nuova. La misura giusta per te. Perché? Perché oggi voglio surfare. E tu non hai una tavola. Grazie. You're welcome. Listen, make sure you get the wax from here all the way up to here, okay? Da qui a qui, va bene? Ok. Ok. Mi fa male? Ci sono abituato. Non deve essere facile. Però sono tornato in acqua. Giusto. Mio padre vorrebbe che fossi un'altra persona. Lui vuole che tu cresci bene. Può sbagliare, ma io penso che lui vuole il meglio per te. Come tutti i padri. Ma come fa a sapere così meglio per me, se non lo so neanch'io? Non hai mai provato a dirglielo? Con lui non si parla. O obbedisci o scappi. Come i soldati. Bellissimo, sono contento di averle chiesto di insegnarmi. Chiesto? Obbligato. Hai la testa molto più dura di questa tavola. Ma c'è qualcuno che riesce a dirti di no? Ah? Eh? La tua amica? Lei ama te, non tuo fratello. Ma come faccio ad essere sicuro? Sicuro non esiste. Devi sempre correre il rischio. Se vuoi prendere un'onda, che fai? Prendi più forte che puoi. Se la prendi, fai surf. Se no, ricominci da capo. Capitano, devo dirle una cosa. Devo prendere io la medaglietta. Si chiama dog tag. Come? La nostra piastrina. Si chiama proprio così. Medaglietta per cani. Non ci avevo mai pensato. È un nome di merda. Non posso restituirla. L'ho regalata. Lo so. L'ho vista al collo della tua amica. Martino, io parto settimana prossima. E dove va? Torno a casa. A surfare le onde grandi. Io abito a Washington.
Lì non ci sono onde grandi. E allora che ci va a fare? Vado a cercare mio figlio. Le cose cambiano e vorrei dirglielo. Ecco che arriva la tua onda. Dragut continuò a navigare per settimane e settimane fino a raggiungere l'orizzonte. Appena lo ebbe superato, avvistò la piccola baia, la sua meta. Quella notte sognò la sua donna che dormiva serena, con le labbra socchiuse in un dolcissimo sorriso. Massimo che dormiva da Serena. Perché? Che sennò rompe. Secondo me è geloso di te. Ah sì? Hai fame? Sì. Cosa vuoi? Aragosta? Subito. E dai, che schifo! Vado. Dai, Martino! Scusa.
Martino! Martino, dove sei? Martino! Perché te ne sei andato? Resta qui, non andartene. Dai, vieni. Ti porto in un posto fantastico. Ho paura. Perché? È freddo. Non lo so. Per me è stata la prima volta. Anche per te? Martino! Oddio. Adesso? Non ti preoccupare. Tu non c'entri niente. Aspettami qua. Per favore. Infatti tu hai dei problemi. Dei problemi grossi, lo sai? Dai, vai a prendere la roba. Ah, ma forse non l'hai capito, papà sta incazzatissimo. Mo che torni a casa ti rovina. Come mai non stai con Silvia? Non parte domani? Ti fregate di Silvia. Ma ti piace ancora Silvia? Marti, che c'entra, mo? Che c'entra? Rispondi. Marti, ho sonno, sono le 8, è presto. E comunque mi sa che la moglie. Ah, sì? È una stronza. Prima fa tutta la smorfiosa, mi stuzzica. Poi a un certo punto si mette a fare la suorina. Dice che aspetta quello giusto per lei e tutte quelle puttanate lì. Ma sai quanti ne ha già presi quella? Quanti? Per dire, Martino, era un modo di dire. Comunque ne abbiati un sacco. E magari se glielo chiedi si prende pure quello tuo. Andiamo, Oh, lascia stare. Dov'è Silvia? Non lo so, è andata a dormire da Serena. E tu che ne sai che è andata a dormire da Serena? Silvia! Non c'è! Silvia! Aspetta che non c'è! E allora perché c'è qui la sua roba? Lascia, non so dove è rimasto! No, Massimo! Dove eri? A fare il bagno. A quest'ora fare il bagno. A quest'ora? Avete dormito, se mi spiace? No. Cioè, voi avete... Dai, lascialo perdere! Cosa vuoi che sia successo con Martino? E allora perché sei qui a quest'ora? L'ho detto, mi sono svegliata presto, sono solamente andata a farmi un bagno, lui teneva solamente compagnia. Dai, non essere paranoico. Sei fissato. Sei comunque un bugiardo, capito? Un bugiardo, un bugiardo. Reagisci, cavolo, reagisci. Basta. Reagisci, la mamma, basta. Oddio, Massimo, rispondimi, Massimo. Martino, ma che hai fatto? Dai, fa su. Martino, dai, faccio pettine. Massimo, è ancora in ospedale, c'ha 15 punti in testa. Martino! Martino, sali all'ordine! Thank you.
All'alba, Dragut calò in acqua la sua scialuppa. Giunto al centro della baia, vide un bagliore in profondità. Si fermò, si tolse i vestiti e si tuffò. Nuotò sott'acqua fino a toccare il fondo sabbioso della baia. Sul fondo della baia vide la giara magica che conteneva le lacrime del mondo. La afferrò e con tutta la forza che aveva in corpo iniziò a tirarla a sé. Non si arrese, continuò a tirare fino a liberarla dalla sabbia. Ut riavrà le sue lacrime e tutti gli uomini saranno liberati dal dolore e dalla violenza.